come tutti sappiamo, siamo già da qualche mese in un anno molto particolare, perché ci stiamo preparando alla celebrazione dei 150 anni dalla nascita del nostro caro fondatore San Luigi Orione. Un anno che anche è dedicato alle vocazioni, l'anno vocazionale oriolino. Un anno molto speciale per rinnovare in noi lo spirito di Don Orione dentro di noi, per rinnovarci nella carità, nella fede, nell'amore, nella fiducia alla Divina Provvidenza. E vorrei ricordare, perché il Papa ci ha dato questa indulgenza plenaria, questo dono meraviglioso della misericordia che vivremo a partire dal 12 marzo fino alla grande festa della Madonna della Guardia il 29 di agosto, un tempo molto speciale per ottenere dal Signore la misericordia. E vorrei ricordare il desiderio che Don Orione ha avuto nel momento della sua ordinazione sacerdotale. Lui ha chiesto pane, pace, paradiso, e che tutti quelli che in un modo o in altro abbiano contatto con lui o con la sua opera si salvino eternamente. Questo è un tempo speciale per vivere questo desiderio di Don Orione. Pane, pregando per i poveri, la pace che tanto abbiamo bisogno in questo momento e il paradiso che guadagneremo anche attraverso questa indulgenza che il Papa ha voluto regalare a tutta la famiglia carismatica. A tutti, a tutte, auguro un buon cammino, un fecondo cammino pieno di opere di carità, di riconciliazione e di tanta gioia.